Noi adesso andiamo a Trapani, dove fervono i preparativi per l'appuntamento più atteso dell'anno, la processione dei misteri. Ma vediamo cosa accadrà oggi a Trapani con Giuseppe Marino. Buongiorno da Trapani, dove come vedete alle mie spalle fervono i preparativi per la processione dei misteri che inizierà tra poche ore. È un'antichissima tradizione della città di Trapani, una tradizione che va avanti ormai da secoli. Siamo nella chiesa delle anime del Purgatorio e abbiamo qui con noi Don Alberto Genovese, che è il rettore di questa chiesa, e a Don Alberto chiediamo un po' innanzitutto di dirci perché questa chiesa è così importante. È importante perché ospita i gruppi dei misteri, cioè i gruppi della Passione di Cristo. Sono ben 18 gruppi rappresentati da vari personaggi e due simulacri, appunto Gesù nell'Urna e l'Addolorata. E ospita questi gruppi dagli anni 60, perché prima erano in un'altra chiesa che durante la Seconda Guerra Mondiale purtroppo è stata distrutta. È una tradizione questa che va avanti ininterrottamente, si è fermata soltanto in occasioni davvero particolari, no? Sì, in effetti è vero, cioè la città di Trapani non si può pensare senza la processione dei misteri, e in effetti questi due anni che il Covid ci ha bloccato in questa processione ha fatto sentire la città in un certo senso in lutto perché non c'era questa processione. L'anno scorso è stata fatta, diciamo, anche con delle misure molto restrittive, con mascherine eccetera. Quest'anno è il primo anno in cui questa processione ha ripreso nella sua ampiezza. Chi sono le persone, che emozioni provano a partecipare a questa manifestazione? La città di Trapani non si può concepire senza questa processione, perché fa parte della stessa trapanesità. Ogni trapanese si sente un tutt'uno nel modo di emozionarsi, di vivere nella preghiera, di vivere l'intensità anche nella comunione con gli altri, nel vivere insieme la fatica, nel portare misteri, i gruppi dei misteri, nel vivere insieme quello che li rappresenta. Ringraziamo Don Alberto, intanto magari dallo studio hanno mandato qualche immagine degli anni passati per far capire meglio, ma vediamo intanto cosa si fa, come sono effettivamente questi preparativi. Qui per esempio è un gruppo che hanno cominciato, è cominciata la vestizione, sono stati messi i cosiddetti argenti, i primi argenti, poi tutti i gruppi verranno addobbati in questo modo, in qualche modo appunto vestiti. Adesso proseguiamo, diciamo, il discorso. Abbiamo un'altra ospite, è la professoressa Lina Novara, che è storica dell'arte. Professoressa, buongiorno. Lei, diciamo, appunto, profonda conoscitrice di questa antica tradizione. L'anima di questa tradizione sono innanzitutto le maestranze. Cosa sono? Le maestranze sono i vari ceti che curano durante tutto l'anno i sacri gruppi dei misteri. E li hanno avuti affidati in passato, già dal 1600 alcune di questi ceti hanno avuto in affidamento dalla confraternita del preziosissimo sangue di Cristo, che è quella che ha, diciamo, promosso la processione proprio all'inizio del 1600, dopo che il Concilio di Trento vietò le processioni con personaggi viventi. Bene. Professoressa, prima di andare avanti io direi di vedere un servizio per conoscere meglio chi sono le maestranze e come si preparano, e poi torniamo qui per parlare dei gruppi. La mia famiglia di tradizione, bisnonno, nonno e papà e figlia, capicondoli del gruppo dei calzolai. Ci sono i pescatori, i naviganti, gli ortolani e i calzolai, i rappresentanti degli antichi mestieri artigiani di Trapani, raccolti nei ceti o maestranze, sono l'anima della processione dei misteri. 3.500 persone al lavoro per preparare un evento atteso dall'intera città e che riesce a coinvolgere anziani e giovani. Sono stato sempre affascinato, sin da piccolo, e diciamo che ancora tutt'oggi continuo. Alcuni mestieri spariscono, altri resistono al tempo. La processione segue la storia di Trapani e cambia con essa. Le donne sono sempre state presenti all'interno delle maestranze. Prima facevano più un ruolo di supporto agli uomini, ai mariti, ai figli. E adesso invece cominciano in quasi tutti i ceti a avere un ruolo ufficiale, diciamo. Ogni maestranza custodisce e cura uno dei gruppi. I trapanesi si identificano in questa processione e naturalmente è lì che noi puntiamo, allungare la processione, allungare questa vita a questa tradizione in maniera tale da continuare oltre i 400 anni.
Ecco, siamo tornati qui nella chiesa del Purgatorio. Quello che vedete è uno dei 18 gruppi e due simulacri. I simulacri sono figure singole, i gruppi invece sono figure in cui ci sono più personaggi. Professoressa Lina Novara, che è qui con noi, storica dell'arte, che cosa rappresentano questi gruppi? Innanzitutto, questo che gruppo è? Questo è il gruppo di Gesù nell'orto di Getsemani e rappresenta il momento in cui Gesù con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni si è recato nell'orto di Getsemani e gli compare l'angelo che gli offre il calice amaro, diciamo. Durante la processione l'angelo avrà un calice d'argento in mano. I gruppi rappresentano gli episodi della passione di Cristo. Si parte con il primo, che è la separazione. La separazione è un episodio che non fa parte dei Vangeli canonici, ma è dei Vangeli apocrifi. È il saluto, diciamo così, simbolico tra Gesù, la Madonna e San Giovanni. Poi compaiono i vari episodi della passione, dalla lavanda dei piedi, Gesù nell'orto dei Getsemani, poi si prosegue con gli altri episodi fino alla deposizione della croce e il trasporto al sepolcro. È una particolarità questa processione di Trapani, no? Anche la durata. Sì, la durata è quella di 24 ore quasi, i gruppi vengono portati a spalla anche tutta la notte e poi l'altra particolarità è la tecnica con cui sono realizzati queste figure, questi gruppi statuari, è la tecnica cosiddetta del legno telecolla, è una tecnica che i nostri artigiani trapanesi, diciamo, hanno inventato, nel senso che hanno rielaborato una tecnica polimaterica molto antica e l'hanno adattata a queste statue che per essere portate in processione dovevano essere leggere e quindi facile da trasportare. E l'altra particolarità è quella dei vestiti. I vestiti sono realmente in tessuto, ma è un tessuto che è impregnato di gesso e di colla e che è quindi modellato poi sulla statua, creava gli stessi effetti del legno. Particolarmente significative sono proprio le pieghe di questi vestiti e poi i decori fatti con oro zecchino. La partecipazione a questa manifestazione è amplissima, c'è tutta la città. No? È tutta la città. Per noi trapanesi il Venerdì Santo è una giornata di grande coinvolgimento emotivo, spirituale e tradizionale, perché i trapanesi possono rinunziare a tutto ma non alla processione dei misteri. Ecco, mancano poche ore all'inizio della processione, ma l'attività poi non finisce, perché praticamente cosa succede? Che le maestranze... Le maestranze lavorano tutto l'anno perché già da adesso hanno cominciato a pensare al 2024. Bene, quindi vi abbiamo raccontato un po' che cos'è per Trapani questa manifestazione storica, ringraziamo la professoressa Lina Novara, sicuramente seguiremo poi tutti gli eventi durante la giornata, però adesso la linea può tornare allo studio.